Gentili ascoltatori appassionati di calcio, buonasera dallo Juventus Stadium, buonasera da Giulio Delfino che vi parla, qui a fianco a me Alessio Maldini per gli interventi in tribuna stampa, ringrazio anche Andrea Montone per la collaborazione tecnica. Il pubblico bianconero canta, alza le sciarpe al cielo per l'appuntamento con la 30ª vittoria, il 30 e lode, la 30ª vittoria consecutiva qui allo Juventus Stadium, le ultime 16 del scorso campionato, le prime 13 di questo campionato, siamo a quota 29, la Juventus contro l'Empoli cerca la vittoria numero 30, vittoria consecutiva per quanto riguarda le gare interne allo Juventus Stadium, dove lo score è davvero clamoroso, con i bianconeri che hanno vinto la media in campionato di 8,5 partite su 10, e quindi ne lasciano soltanto 1,5 di media agli avversari, tutte le altre le vincono. Palla lunga a destra per Cuadrado che di prima elegantemente l'appoggia all'indietro all'indirizzo di Sturaro che poi scambia con Mandzukic, ancora Cuadrado nella zona offensiva, Pjanic in possesso palla, era lui il giocatore che prima gli aveva dato il pallone, Marchisio un po' fermo, un po' statico nelle circostanze, riesce comunque ad aprire il gioco a sinistra, si sviluppa l'azione, Higuain non riesce a trovare l'angolo da ottima posizione, direi, perché si trovava praticamente a 6 metri dalla linea di porta, il pallone gli è arrivato proprio lì sui piedi, quasi incredulo, Higuain lo ha controllato con il destro e poi ha cercato l'angolo da fermo, ha cercato il tiro d'astuzia ma troppo debole Sturaro, pallone sulle destro, avanza Sturaro, vorrebbe andare al tiro, si ferma, ci ripensa, appoggia indietro per Marchisio, di nuovo a sinistra per Alessandro che fa proseguire ancora Sturaro, va il cross di prima dentro, lì c'è un giocatore dell'Empoli, Cuadrado, la conclusione e il pallone che finisce fuori di pochissimo sul tiro sporco di Cuadrado, è intervenuto in scivolata Mandzukic ma non è riuscito a deviare nella porta avversaria, e il tutto è nato dalla conclusione da un ottimo spunto di Cuadrado, Dani Alves cross dentro, colpo di testa di Mandzukic con pallone che termina di pochissimo al lato, la destra della porta difesa da Skorupski che alza il pugno destro avvicinato al corpo come ad esultare per questo errore da parte di Mandzukic, che poi insomma non si può parlare di errore perché davanti a lui c'era il difensore che in qualche modo si trattava di Krunic che lo ha marcato. Siamo alla mezz'ora esatta del primo tempo, minuto 30, con la Juventus che attacca, attenzione Mandzukic solo davanti al portiere, prova a saltarlo, ci riesce, la conclusione Murata e poi ancora Mischia in area, termina a terra un giocatore della Juventus ma l'Empoli riesce a liberare, occasione colossale per Mandzukic che ha saltato il portiere, stava per battere a rete ma tre giocatori dell'Empoli sono andati su di lui con una ferocia clamorosa e hanno negato all'attaccante croato di segnare il gol del vantaggio. Eh sì, aveva saltato il portiere Skorupski ma è stato Dussé sì, che si è immolato in scivolata, è riuscito a rimpallare il tiro di Mandzukic, grande occasione per la Juventus con l'assist perfetto di Higuain verso Mandzukic. José Mauri che però perde palla, lo attaccano in due, Marchisio e Higuain che chiama il passaggio di ritorno, parte da lontano l'attaccante argentino, si avvicina al limite dell'area di rigore, bello il cross per Mandzukic, fuori il pallone, gran palla di Higuain, bella anche la conclusione di Mandzukic, non era facile, spaccata a mezza altezza, è riuscito a deviare il pallone, però molto interessante davvero questo cross di Higuain. Attenzione alla Juventus con Cuadrado dal fondo, finta il cross, con il tacco si porta il pallone sul sinistro, poi con il destro appoggia verso Marchisio, limite all'area di rigore, cross in mezzo, ce ne sono due della Juventus sul secondo palo, alla fine finiscono quasi per ostacolarsi, chiedono il rigore, lascia correre l'arbitro, la conclusione fuori di pochissimo da parte di Pjanic che poi si arrabbia con l'arbitro per l'episodio di prima perché volevano il rigore per un fallo di mano che è stato commesso in area empolese ma che evidentemente l'arbitro ha giudicato involontario. Cuadrado che adesso è in possesso di palla, avanza il colombiano, si ferma, scarica all'indietro per Dani Alves, alza la testa, dentro per Mandzukic, Higuain non riesce a colpire bene il pallone che viene bloccato dal portiere avversario Skorupski che si accartoccia, controlla il pallone, poi si rialza e anche se non lo dice ringrazia Higuain per l'errore. Sturaro che riesce a servire Marchisio ma perde palla, José Mauri la conclusione parata a terra da Neto, e questo è il primo tiro in porta dell'Empoli, molto interessante questa azione con José Mauri che è andato al tiro dal limite dell'area di rigore, pallone che viene poi gestito da Marchisio sulla destra verso Bonucci, si alza, preferisce fare le cose facili appoggiando sul Cuadrado, cross dentro Mandzukic, pallone sulla linea e poi in rete, Mandzukic porta in vantaggio la Juventus, il primo colpo di testa aveva colpito la traversa, il pallone è tornato in campo, forse di qua forse di là c'era il dubbio ma alla fine Mandzukic ha tolto ogni dubbio perché ha travolto il pallone che vagava lì e lo ha depositato in rete proprio con il corpo. Dunque Juventus 1 Empoli 0, al settimo la sblocca Mandzukic. Sì, forse era già entrato
giocata, sì. Prima la prima volta che ha picchiato sotto la traversa, la palla forse era già entrata in campo, un colpo di testa centrale ma violentissimo, Skorupski aveva pure deviato il tiro alla conclusione di Mandzukic, troppo potente, la palla si è infilata, ha picchiato sotto la traversa e poi è ritornato Mandzukic che ha segnato, probabilmente però era già entrata prima, dopo la prima conclusione. E quindi al settimo minuto del secondo tempo la sblocca Mandzukic e la Juventus si porta in vantaggio grazie al gol realizzato dall'attaccante croato, che infatti abbiamo visto adesso nel monitor servizio il replay con la goal line technology, era già dentro il pallone, e quindi Juventus 1 Empoli 0 grazie al gol di Mandzukic. Potrebbe esserci proprio a livello regolamentare anche il dubbio di un autogol di Skorupski, perché il pallone inizialmente ha colpito la traversa, poi è terminato sulla linea, poi Skorupski lo ha preso e lo ha portato dentro la porta. Comunque insomma vedremo quali saranno le decisioni della Lega, però adesso noi il gol lo attribuiamo a Mandzukic, poi se fiscalmente e regolarmente da regolamento intendo dire il gol verrà attribuito come autore di Skorupski, questo lo sapremo più avanti. Marilungo dentro per il Kadduri, la conclusione alta sopra la traversa di poco, e il Kadduri è andato al tiro e insomma brivido per Neto perché non ci sarebbe arrivato. Mandzukic con il petto stoppa il pallone, lo mette a terra, viene affrontato da Krunic, resiste dopo la sportellata del giocatore avversario, appoggia per Sturaro, zona tiro, Sturaro alto, pallone finisce in curva, però buona conclusione da parte del centrocampista bianconero, o meglio dell'attaccante, del trequartista bianconero, perché oggi Allegri lo ha schierato nel tridente dietro Higuaín. L'Empoli che però è ancora in partita, e perché siamo al 63esimo minuto, dunque ne mancano 27 per recuperare la conclusione, e la Juventus conduce con un solo gol di vantaggio, anche se la squadra bianconera sembra assolutamente in grado di poter amministrare senza affanni questa parte dell'incontro, e anzi cercherà di chiudere la partita. Ci prova adesso con Dani Alves, si sovrappone Cuadrado, costretto però sterzare a destra perché la palla di Dani Alves è inguardabile, si ferma Cuadrado, bella giocata quasi la Ronaldinho, il cross dentro, pallone in area di rigore per Alexandro, conclusione, rete, Alexandro porta sul 2-0 la Juventus, Juventus 2 Empoli 0, Alexandro implacabile con questo diagonale. Beh, un diagonale a raso terra, si è mosso molto bene Alexandro, ha controllato il pallone e poi si è girato e di sinistra ha battuto Skorupski con un diagonale a raso terra, ha cercato di intercettare il pallone il portiere dell'Empoli, si è truffato sulla propria sinistra ma non è riuscito a intercettarlo, pallone all'angolino e 2-0 per la Juventus e per Alexandro, il secondo gol in questo campionato. Due gol dunque per Alexandro in questo campionato, la Juventus si porta sul 2-0, insomma un attimo prima della conclusione di Alexandro lo stavamo dicendo, la Juventus proverà a chiuderla questa partita e sembra averla chiusa con il gol di Alexandro. Dunque in 12 minuti i bianconeri rompono l'equilibrio di questa partita che stava navigando sullo 0-0 grazie ad un'ottima prestazione dell'Empoli, ma poi insomma alla fine gli uomini più forti che fanno la differenza escono fuori. Attenzione però, in area di rigore ci prova l'Empoli, grande chiusura di Rugani, grande chiusura di Rugani che vale quasi quanto un gol, perché qui ha fatto davvero una grande cosa, si è preso un punto in più in pagella Rugani perché ha fatto una chiusura da grande difensore. Apre il gioco Higuaín a sinistra per Alexandro, vuole partecipare anche il giocatore argentino al festival del gol della Juventus, ci prova sbagliando però il sinistro che termina alto sopra la traversa. Cuadrado, una serie di finte bellissime di Cuadrado che entra in area di rigore, palla dentro Dybala, Pjanic, la parata, Higuaín ancora dentro, in rete, però è fuori gioco di Dybala, ma o meglio fuori gioco sul gol di Dybala, ma secondo me era Higuaín in posizione di offside al momento della prima conclusione. Eh sì, Higuaín anche di tanto. Dybala che adesso riceve il pallone, ce l'ha sul sinistro, chiama allo scambio Higuaín che parte da lontano, serve a sinistra Alexandro il quale scende, finta il cross Alexandro, l'autore del secondo gol, effettua adesso il cross con il sinistro, palla in area di rigore, colpo di testa di Mandzukic che finisce di pochissimo al lato sul cross di Alexandro. Sta arrivando la 22esima vittoria in 26 partite per la squadra bianconera, ancora 0 pareggi, l'unica squadra che non ha ancora mai pareggiato, 22 vittorie su 26, davvero un ruolino di marcia straordinario da parte degli uomini di Massimiliano Allegri che sono alla caccia del sesto scudetto consecutivo, il terzo consecutivo sarebbe anche per Max Allegri, che così andrebbe ad imitare il percorso di Antonio Conte, chissà forse anche a migliorarlo. Dybala, conclusione stupenda che termina di poco al lato della porta difesa da
da Skorupski. Questa è una classica delle sue giocate. Tiro a giro di sinistro, effetto, ha sfiorato il palo alla destra di Skorupski. I tifosi bianconeri stanno cantando e se ne va, la capolista se ne va, effettivamente è così, perché il vantaggio comincia ad essere abissale nei confronti delle inseguitrici. Napoli ha più 12, ormai si può considerare tagliato fuori dalla lotta a scudetto, anche se tra qualche settimana ci sarà Napoli-Juventus di campionato, però meno 12 della Juventus, pensare di poterla riprendere forse sarebbe impossibile anche vincendo tutte le partite, quindi figuriamoci con la possibilità chiara che una squadra da qui alla fine non possa vincerle tutte. Dunque la Juventus ha superato questo esame, possiamo dire, con il 30 lode. Eh sì, 30 lode per la squadra bianconera, perché sono 30 le vittorie consecutive della Juventus qui allo Juventus Stadium. Settima vittoria consecutiva, sì. 10 punti più sulla Roma, 12 sul Napoli, grandi numeri a favore della squadra bianconera. Eh sì, numeri che poi fanno parte, attenzione perché forse non è finita per quanto riguarda i gol di questa partita, perché Higuain si lancia in avanti ma viene anticipato dall'uscita del portiere Skorupski. Aggiorniamo il dato della Juventus in campionato qui allo Juventus Stadium. È finita la partita in questo 109 momento. 109 partite disputate, 92 vittorie, 92 su 109, questa la media mostruosa allo Juventus Stadium. Di queste 92 vittorie, 30 le ultime sono consecutive, quindi record su record all'interno di questo splendido impianto, questa splendida struttura della società bianconera. La Juventus vince dunque la 22esima partita su 26 di questo campionato ed è sempre più solitaria in testa alla classifica. Più 10 sulla Roma che gioca domani sera contro l'Inter, più 12 sul Napoli che ha perso oggi contro l'Atalanta, e quindi bianconeri sempre più lanciati. Martedì giocheranno la semifinale contro il Napoli, dicevamo, e poi tra due settimane ci sarà la formalità in Champions per approdare ai quarti di finale. Grande momento per gli uomini di Allegri, Juventus 2.0, perché questo è il risultato con cui i bianconeri nelle ultime partite hanno quasi sempre vinto con questo punteggio. I match winner di questa sera sono stati Mandzukic e Alexandro, con la complicità sul primo gol di Skorupski, a cui forse verrà attribuita l'autorete, ma ci sentiamo di dire che Mandzukic è stato decisivo nello sbloccare il punteggio. Assolutamente, un imperioso colpo anche all'Empoli che ha giocato una ottima partita soprattutto nel primo tempo, ha pressato soprattutto i difensori, i centrocampisti bianconeri, ha tenuto bene il campo, poi però la Juventus quando è passata in vantaggio con Mandzukic lì ha avuto il controllo della partita e senza affanni ha condotto in porta questa vittoria. Vanno a prendersi il saluto della curva ai giocatori bianconeri, e ribadiamo il finale qui allo Juventus Stadio di Torino. Juventus batte Empoli 2-0, i gol di Mandzukic e Alexandro. Ringrazio per l'assistenza tecnica Andrea Montone, ringrazio ovviamente anche Alessio Maldini per gli interventi qui a fianco a me in tribuna stampa. Noi invitiamo i nostri radioascoltatori a restare collegati sulla frequenza di Radio 1. Da Giulio Delfino, l'augurio di una buona serata.